Ciao ragazzi, volevo far vedere questo qua. L'ho preso su Amazon appena arrivato in offerta. È lo shuttle imperiale di Darth Vader. Ci sono i tre personaggi: Darth Vader, Luke Skywalker e vabbè, un imperiale. È molto bello. Cioè, non so, devo costruirlo ancora, però insomma, lo volevo comprare, però non adesso. Poi ho visto che su Amazon, tramite anche Telegram, ci sono delle offerte e l'ho preso, ecco. La scatola è ancora chiusa, non è ancora aperta, comunque. Tanto guardate, Darth Vader non si trova più. Cioè è impossibile, se lo riuscite proprio a trovare, parliamo di 30 euro solo il personaggino, mi sembra un po' tanto, visto che ormai è diventato un personaggio molto introvabile, difficile da trovare, quindi automaticamente quei pochi che lo vendono se ne approfittano un po'. È fuori produzione, sulla Lego non si trova. Altri kit dove si trova, soprattutto un po' più piccoli, non ho visti. Qua almeno c'è anche Anakin. Scusate, Luke, non Anakin. Anakin Darth Vader. Luke Skywalker, quindi, quando si consegna alla morte nera, e insomma è carino, deve essere carino. Adesso poi vediamo come viene fuori. Adesso apro la scatola, vi faccio vedere come è dentro, quanti pezzi, quante buste sono, e poi vi farò vedere, una volta finito, le dimensioni, com'è. Va bene? A fra poco. Quindi abbiamo appena aperto la scatola e ci sono 2, 4, 6 buste di mattoncini. Qui ci sono le istruzioni, che ora andremo a darci una sbirciata. Questa è una versione più piccola, visto che c'è un'altra versione forse più vecchia, più grossa. Stanno due imperiali piloti davanti. Vabbè, è ovvio, costerà anche molto di più, non so, non l'ho visto. Comunque adesso vediamo come sono le istruzioni dentro. Ok, le istruzioni, eccole qua. Vabbè, sono delle semplici istruzioni, niente di. Vabbè, insomma, dietro ci sono tutti i pezzi. Qua un po' di pubblicità. Questi due li ho già presi, ho fatto dei video. Questo ce l'ho, vabbè, simpatico, però c'è il personaggio. Va bene, dai, adesso vi faccio vedere una volta assemblato come diventa. Ed ecco qua, appena finito, molto carino. I personaggi Darth Vader, Anakin, dai, dagli con Anakin, Luke. Scusate, mi sbaglio sempre. Con le manette, ce n'era anche un altro paio di scorta di manette. Qua c'è la cabina del pilotaggio con un imperiale, pilota imperiale, eccolo qua, lo possiamo anche levare con la sua pistolina. La cabina di pilotaggio si apre e si chiude. Non c'erano adesivi, neanche uno. La prima volta che mi capita un set Lego senza adesivi. Qua ci sono, scusate, non ve l'ho fatto vedere, qui ci sono le ali che si possono piegare sia così, sia si possono tirare giù. Ora lo faccio vedere. Poi comunque quando lo alzate si piegano ancora di più. Qua c'è un sistema che premendo questo pulsantino qua si apre e ci stanno altri due personaggi dentro. In questo caso ci dovrebbero stare Darth Vader e Luke.
Qua questi pezzettini rossi ce li ho messi io che sono avanzati, tanto perché mi piacevano, se no ci sarebbero solo quelli gialli. Come qua ce ne sarebbe uno solo giallo qua e basta. Io invece ci ho aggiunto anche quell'altro e quelli verdi, così mi piacevano un po' di più. Comunque è molto carino, è una bella stronavetta, qua si è passato questo. Cioè, è bella, bella, niente da dire. Io ripeto, ora c'è un periodo che stanno facendo molte offerte su Amazon e su IBS. Soprattutto su Amazon, perché su IBS ho visto che i prezzi non sono proprio regalati. Ecco, qualcosa di buono c'è, però controllate bene, guardate bene, perché a volte quello che sembra un'offerta poi lo trovate a meno in altri posti. Su eBay purtroppo ho visto che gente che le vende usate è più care che Amazon nuove, quindi non conviene a questo punto. E niente, non so cosa dirvi. È molto 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 bello. Guarda, vi metto, non metto personaggio vicino, tanto per farvi vedere all'incirca quanto è grosso. È bella, molto bella. È bianca, il problema è che è bianca, speriamo che col tempo, bisogna stare attenti al sole perché sennò si ingiallisce, però veramente nuova, è uno spettacolo, è un bel colore, fa la sua bella figura, ecco. Va bene, niente. Ricordatevi un mi piace se potete seguirmi e se no alla prossima. Ciao!